Sua Eccellenza, mattone su mattone stiamo cercando di costruire un futuro per Gela? Se questo inizio con un forum sul tema del lavoro possa essere un mattone, sicuramente sì. E noi stiamo cercando in ogni caso di stimolare le menti più belle, più intelligenti ovviamente, per poter insieme provocare un'onda d'urto che interessi in modo particolare questa grave situazione della occupazione che stenta a sbocciare. E comunque questo sarebbe un po' l'inizio perché con questo convegno vogliamo davvero realizzare qualcosa di positivo, di grande, se così si può dire, proprio dal titolo come emerge, no? Costruiamo, vogliamo costruire una città che deve cambiare in ogni caso. E se ci mettiamo assieme, riflettiamo assieme e condividiamo idee forti, sono convinto che questo potrà accadere. E quale potrebbe essere un'idea da mettere subito in campo per dare la possibilità a coloro i quali hanno perduto il lavoro di riacquistarlo, di sopravvivere? Credo che una possibilità, appunto, è a tema anche in una delle relazioni, sia quella del microcredito, che potrà anche dar vita ad uno sportello, così chiamiamolo, comunque in ogni caso un contesto vitale dove i ragazzi, aiutati da persone già avanti nelle competenze, possono trovare idee e di conseguenza stimoli nuovi. Ma si tratta di una goccia in un oceano? È vero, ma è sempre una goccia che comunque in un oceano che sicuramente ha bisogno di essere spinto, io sono convinto che anche se la massa d'acqua che può dare una goccia è minima, se non addirittura quasi nulla, però è sempre qualcosa e sono convinto che da questa goccia probabilmente potranno scaturire, almeno profeticamente potranno scaturire tante altre possibilità. Però ai lavoratori servono fatti concreti, immediati. Lo so, questo credo che sia difficile evidentemente, però intanto il fatto che ci si incontri, che ci si confronti, credo che questo sia già un fatto. Da questo fatto certamente ne usciranno, io ne sono convinto, fatti concreti. Perlomeno sicuramente daremo la possibilità di poter orientare in una certa direzione tutte quelle potenzialità che ovviamente nel caso contrario potrebbero andare deviate.